Ed eccoci qua ragazzi in un nuovissimo video di Cucina Spicciola. Oggi andremo a fare dei buonissimi dolci al cucchiaio e faremo appunto dei bicchierini, cioè chiamiamoli bicchierini, sono pure belli grandi. Faremo appunto questi bicchieri, diciamo, al tiramisù con crema pasticcera. Diciamo che sono tiramisuini, cioè non tiramibovini. Quindi ti devo tirare i maiali tipo... No, 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 no. no? Siccome è un tiramisù più piccolino, tiramisuini. Sì. Prima di partire con gli ingredienti, vi ricordo che domani alle 15 uscirà il video di Si può mangiare, quindi vi aspetto pure domani per il prossimo video. La crema pasticcera che andremo ad utilizzare in questo video, in realtà l'ho già fatta, come vedete. Diciamo che ora vedrete gli ingredienti della crema pasticcera e la farò perché l'avevo fatta per un'altra ricetta. Siccome quella ricetta al momento non mi è riuscita per delle cose, devo appunto rifarla in un altro modo la crema perché non è troppo liquida. E appunto per questo la sto facendo al cucchiaio. Ovviamente liquida intendo per quello che dovrò andare a fare, perché come vedete la crema è perfetta. È venuta bella vellutata, cioè vellutata, come si dice, senza grumi, giallissima, cioè giallissima, gialla giusta. Comunque è cremosa, È sì. venuta spettacolare. E siccome sinceramente non mi è piaciuto il video della crema pasticcera che ho fatto in passato, perché come avete detto voi era venuto piuttosto, diciamo, si era cotto troppo l'uovo. Infatti questa volta l'ho fatto a fiamma molto più bassa, lentamente, in modo che non venisse lo stesso difetto che è venuto la scorsa volta. E infatti credo che quel video lo metterò privato non appena esce questo video, perché sinceramente non mi è piaciuta per niente. Quindi adesso partiranno gli ingredienti di questa crema pasticcera e la preparazione di questa crema pasticcera. Ma prima di partire, anzi con questo video, vi faccio vedere pure quello che ci servirà, perché in quel video ovviamente non ne parlavo perché parlavo di altre cose. Ci serviranno appunto dei savoiardi che mi sono caduti tutti. Ma come fai? Ah. Comunque ci serviranno dei savoiardi che appunto servono per fare il tiramisù, perché senza i savoiardi mica fai un tiramisù, giusto? Quindi mi sembra giusto fare dei questi. Poi utilizzeremo del caffè che ho già preparato in precedenza, come state vedendo nella clip che sta procedendo in questo La momento. caffettiera sta riscaldando. Addirittura pure in quel momento l'ho inquadrata, non lo sapevo. Ora la stiamo addirittura versando. E poi la zuccheriamo. E poi appunto ci sta andando un cucchiaio di zucchero. Speriamo che questo momento in cui abbiamo parlato ci è bastato per far entrare tutta la clip. Infatti per questo sto continuando a parlare. Cacao amaro che ci servirà ad andare a spolverare il nostro buonissimo tiramisù. O tiramisuino. Ancora il suo tiramisuino. Ora ti troverò un maiale. Poi non mi dire che ti sei fatta male perché ti ho preso in testa con un maiale. Ah. Ma adesso possiamo continuare col video. Ho fatto comunque una caffettiera perché non dobbiamo fare una dose eccessiva. Cioè, nel video penso che vi farò addirittura solo un bicchiere, perché poi questa crema la utilizzerò anche per un altro video. Quindi diciamo che... Cioè, doveva essere per un altro video, la stai usando per un altro video E ancora? dovrò farci ancora un altro video, quindi incredibile ragazzi, è troppo bravo. Quindi adesso partiamo con gli ingredienti della ricetta che è quella di prima. Comunque la crema pasticcera, partiamo con quegli ingredienti e la preparazione della crema. Ci vediamo dopo, anche se in realtà vi vedete comunque solo che è il me del passato, io ora sono il me del futuro che poi ridiventerò il me del presente, cioè capito? Ma stai male. Partiamo col video. Prima di tutto ci serve 1 litro di latte, di cui un bicchiere me lo sono messo da parte, sempre del litro di latte. E perché te lo sei messo da parte? Perché mi servirà più avanti nella ricetta per diluire, diciamo, un altro ingrediente che è appunto l'amido di mais, maizena o comunque anche altri tipi di amido vanno bene. 150 g di zucchero, 6 tuorli d'uovo e poi ci servirà la scorza d'arancia da grattugiare adesso nel latte per dargli sapore d'arancia. Voi se avete la bacca di vaniglia ci mettete pure la bacca di vaniglia, noi non avendola ci metteremo solo appunto la scorza d'arancia grattugiata. Essenza di rum, essenza di rum, fine, non è che diciamo c'è molto da dire. Quindi adesso partiamo subito con la ricetta. Prima di tutto andiamo a grattugiare la scorza d'arancia dentro il latte e dopo lo andiamo a mettere a bollire in modo che così la scorza appunto gli lascia tutto il sapore d'arancia nella nostra crema. Quindi grattugiamola. Ci mettiamo il rum, qualche goccina, e lo andiamo a mettere a bollire. Adesso mettiamo lo zucchero dentro i tuorli e lo mescoliamo, magari senza fare cadere tutto. Adesso lo sposto in un contenitore più grande. Vi chiederete perché non li hai messi direttamente qua? Perché sono stupido. Meno
ma che lo sai? In realtà li hai messi tu, però mi sono preso la colpa io. Non è vero. Non hai fatto vedere che l'ho versato, vergogna. Vabbè, comunque non è una cosa importantissima. Oh mio Dio, l'hai versato. Wow. Quindi lo rimescoliamo qua. Gli mettiamo il bicchiere di latte all'interno e gli diamo una mescolata. E gli setacciamo l'amido. Si è tuffata. E questo è il composto, diciamo, pronto per adesso andare a fare la crema pasticcera. Comunque il video precedente che ho fatto appunto della crema pasticcera l'ho fatta piuttosto male, sinceramente. Questa qua mi sta venendo molto meglio. Ancora la devo fare in realtà, però credo che mi stia venendo meglio fatta in questo modo. Ho ripreso il latte che avevo messo a bollire, che è quasi arrivato ad ebollizione, e adesso lo mettiamo nel composto che abbiamo fatto un secondo fa. Quindi lo versiamo. Diamo una mescolata a tutto e lo riversiamo nella pentola, sperando di non combinare casino. Oh, ok. Te l'ho detto che ti stai migliorando. Speriamo. Non è vero, non ci credere. Grazie, gentilissimo. Prendo tutto, pure quello che è rimasto nel fondo, perché non si butta via niente. E adesso andiamo sul fuoco a cucinare la nostra crema. E adesso a fiamma molto bassa ci accendiamo e la facciamo cucinare. Non mettete la fiamma troppo alta, perché sennò fa i grumi. Quantomeno si cucina troppo l'uovo. Quindi adesso andiamo a mescolare sempre e stiamo attenti a non farla attaccare. Appena inizia ad addensare la possiamo togliere dal fuoco. Tanto sappiate che l'uovo si pastorizza a 60 gradi. È come la besciamella che devi mescolare sempre sempre. Esatto. Comunque se non viene colorata, non è colpa mia, ma è colpa delle mie uova che non sono belle colorate. La crema sta iniziando ad addensare. Sì, sì, si vede. Una volta che si è addensata, l'ho continuata a mescolare sempre in modo che non facesse i grumi e l'ho fatta raffreddare un minimo. Fatto questo, lo andiamo a mettere in una teglia del genere o qualsiasi altra teglia va bene, che ci servirà semplicemente per... lo capirete dopo, diciamo, non ve lo so spiegare. Deve fare spessore. Si fa, diciamo, da formina mi serve questa teglia, diciamo. Quindi adesso gli andiamo a mettere la crema qua. Che cremosa! E stavolta è venuta gialla comunque, quindi è venuta buona. Appena mi dite qui sotto nei commenti che è venuta male, non c'è nemmeno un grumo. Infatti quel video sarei tentato di cancellarlo, perché era venuta malissimo. Come avete visto, questo è come fare la crema. Nel video forse avete visto che l'avevo versata in una teglia, non so se si è visto o non si è visto. Comunque adesso la crema, come avete visto a inizio video, l'ho messa qua. Ah, e vi faccio presente che pure è stata in frigo per tipo 5 ore, e come vedete è rimasta comunque bella cremosa. Per questo appunto non la potevo utilizzare per il video che in realtà dovevo fare, perché deve venire piuttosto solida, ma lo vedrete questo nel prossimo video. Magari qualcuno di voi già sa che cosa andrò a fare, magari qualcuno no. E quindi oggi, visto che abbiamo cambiato tutto il video, andiamo a fare questa cosa qua. Prendiamo il savoiardo, lo tagliamo in 3 parti in questo modo. Prendiamo un pezzo di savoiardo, lo mettiamo, anzi no, prima no, prima ci mettiamo un po' di crema, diciamo era andato troppo avanti. Quindi prendiamo un pochettino di crema da qua, mamma mia che cremosa, ne mettiamo giusto un pochettino sul fondo, in questo modo. Poi prendiamo il savoiardo, lo inzuppiamo nel caffè, mi raccomando sempre poco tempo, se no diventa troppo liquido, togliamo l'eccesso, per troppo liquido intendevo troppo mollo, e lo andiamo a mettere all'interno, lo facciamo tuffare dritto possibilmente, in questo modo, e ci mettiamo un altro po' di crema. E rifacciamo lo stesso procedimento, savoiardo, bagniamo velocemente, mettiamo all'interno e crema. Sempre savoiardo, inzuppiamo. Una ricetta molto diversa, fai tante cose diverse, vedo. Vedi, è una cosa incredibile, è difficilissima questa ricetta. Comunque è piuttosto semplice come ricetta, ma è anche piuttosto buona. Ogni tanto ce lo sbattiamo in modo che la crema va, diciamo, in tutti i buchi e non si creano spazi di aria all'interno. Infatti, come vedete, sbattendolo il savoiardo è andato più su, diciamo, quindi ci metto un altro po' di crema. Ok.
Quindi mettiamo l'ultimo pezzo di savoiardo, lo mettiamo sempre all'interno, incredibile. Anzi, qua ne metto due perché ci stanno, perché ovviamente il bicchiere va a ingrandirsi. In questo modo, e ci mettiamo l'ultimo cucchiaio di crema. Adesso andiamo a spolverare il nostro tiramisù. L'ho detto apposta tiramisù, eh? E lo spolveriamo per bene. Sto cacao non ho capito che colore abbia. Comunque non è colpa mia, mi hanno venduto un cacao del cappero. Mi pare più grigio che Appunto. marroncino. Vabbè, no words. Adesso lo andiamo a mettere in frigo per un'oretta in modo che si raffredda ancora di più il tutto e si prenda anche di sapore. E poi lo facciamo assaggiare al mio fratello. A dopo. Ti giuro se fa schifo sto coso caro, oddio. Ok, qua c'è. È buono. È buono. È buono. È buono. Qua c'è Coca-Cola sicuro. Non ce n'è Coca-Cola. È Non ce buono. n'è il cappero. Non ce n'è Coca-Cola. Non c'è il cappero, Aspetta, non c'è. vediamo l'odore. Non ho sentito l'odore io. Vediamo, farò assaggiare io. Voglio assaggiare prima io. Sì. Dai. Buono. Devi sapere apprezzare. Dove? Buono! No, assaggia tu! Sono a dieta! No, ma va, che dieta! Com'è? 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 Buono, lo sto mangiando, quindi è buono, dai, basta! Ora scopre che in realtà è veramente buono. No, perché è prevenutissimo! Guarda, sta partendo, è proprio così prevenuto, ma l'ha fatto mangiare tutto a me in poche parole. È un tiramisù normale. Tiramisù con crema gialla, al posto di essere fatta col mascarpone. È che è prevenuto. No, comunque è venuto buono. Non ti piace? Intanto solo sta mangiando tutto. Allora, non è brutto. Inizialmente pareva brutto per la consistenza del pavesino. Forse si sente troppo il caffè, c'è troppo poca crema. Quello io ho sentito forse. Non lo so. Non è brutto. Però vabbè che sono io che il tiramisù non. Vabbè, pure appena mangiato quello Cioè, là che. sinceramente, la cheesecake, raga. La cheesecake è un mondo. Tra cheesecake e tiramisù, ovviamente, cheesecake 10 a 0. Quindi è normale, diciamo, forse gli devo far assaggiare prima questo. In ogni Ciao caso. con la cheesecake! No, finita. In ogni caso, andiamo subito a far assaggiare pure a mio padre. Questo è la prima cosa che deve assaggiare. Già quante cose che hai fatto! Due cose sono. Quindi è ricetta brutta e ricetta bella, giù? Chi lo sa? Che chi lo sa, sicuro! Lo dobbiamo vedere. Lui ancora non ha assaggiato la cheesecake. Questo è quello il primo che assaggia. Questo è cheesecake! No, il cheesecake è l'altro. E questo che cosa? Assaggia! Dai, non essere prevenuto. Non dovete partire Non con. dobbiamo essere No. No. Assaggia. Meno male che gli ho detto. Non essere prevenuto e va ancora più prevenuto. Mi è buono. Io e Giuseppe ho fatto l'errore di fargli assaggiare prima quello, perché quello è ancora più buono di questo. Quindi diciamo che assaggiando prima quello e assaggiando dopo questo, diciamo che non lo preferiva. Bello, bello. È buono sai per te? Perché come piace a me il dolce? Non è Non troppo sì, dolce. bravo, sono. Esatto, perché pure a me non piace quando è troppo troppo dolce. Per questo nella crema pasticcera io ad esempio metto meno zucchero rispetto a quanto ne va di È solito. buono, raga. Io vi consiglio di farlo. In ogni caso, ragazzi, spero tantissimo che questa ricetta vi sia piaciuta. Viene buona comunque, non pensate a mio fratello che diciamo ha fatto la faccia Non stranita. chiuda lui il video. È venuto buono. Noi ci rivedremo ad un prossimo video e ciao! Ciao ragazzi e fate subito questa ricetta! Ciao!